Benvenuti in questo nuovo video unboxing. Mi è appena arrivato un pacchetto enorme ed è questo qui. Ta-da! È della Bao Publishing, è immenso e andiamo a scoprire insieme cosa c'è qui dentro, però vi preannuncio che ci sono tutte le novità Bao Publishing, tutte le anteprime che potrete trovare a Lucca, perché il 30 ottobre ci sarà il Lucca Comics. E quindi andiamo ad aprire. Ecco le graphic novel. Direi di aprire prima questo pacchetto e poi questo. Allora, la prima graphic novel che vedo ha una copertina che è una figata, che è bellissima. E sto parlando di Alice di Sogno in Sogno. Ora, perché è una figata? Guardate qui. Non so se già in camera, in telecamera si vede, però è bellissima la copertina. Come vi dicevo, sono anteprime Bao che troverete a Lucca Comics, e a Lucca Comics troverete anche gli autori o le autrici di tutte queste graphic novel. Quindi vi faccio vedere che belle le tavole. Ragazzi, sono bellissime. Guardate questa qui. Guardate i colori di queste tavole, mamma mia! La trama di base di Alice di Sogno in Sogno riguarda proprio i sogni. Alice, infatti, ha un potere molto particolare, che è quello di vedere i sogni delle persone che le sono accanto. La cosa può sembrare piuttosto bella, fino a quando però probabilmente Alice non vedrà un incubo appartenente al fratello che la metterà un po' in allerta. Questa è più o meno la trama. La graphic novel è di Giulio Macaione e di Giulia Adragna. E Alice di Sogno in Sogno uscirà il 31 ottobre, e secondo me è perfetta per Halloween. Anche mentre la sfogliavo mi dava veramente molto le vibes di Halloween. Ma proseguiamo e andiamo avanti con la seconda graphic novel. Questa graphic novel esce oggi, che è 24 ottobre, anche se questo video uscirà dopo, però insomma questa è già uscita, ed è una graphic novel a cui tenevo tantissimo, una graphic novel che volevo leggere da quando in realtà Daniel Cuoio ce ne aveva parlato, e sto parlando di Mercedes. Stupenda. Stupenda. Allora, io non so se voi avete già letto qualcosa di Daniel Coelho, se non l'avete fatto, un po' siete delle brutte persone, ma vi posso dire che le sue opere sono tutte estremamente divertenti, i disegni sono unici, spettacolari, mi piacciono troppo, e che hanno sempre un insegnamento da dare, quindi in realtà mi piace tantissimo come autore. Andiamo a vedere insieme questa graphic novel. Io non vedo l'ora di leggerla. Come potete vedere, i disegni sono molto particolari. A me personalmente piacciono da impazzire, veramente tanto. Dietro c'è scritto, anche perché io non conosco la trama di Mercedes, sono all'oscuro di tutto: le cose non dette, quelle sono le più rumorose. Una storia su cosa succederà se continuiamo a far finta che vada tutto bene. Ragazzi, io non vedo l'ora, veramente seguo Daniel da quando ho letto appunto la sua prima opera, che è Residenza Arcadia. L'ho conosciuto al Comic Con, ho più o meno seguito in realtà tutto questo sviluppo di Mercedes, e secondo me appunto si prospetta un'opera, una storia grandiosa, quindi non vedo l'ora. E appunto è uscito oggi, che è 24 ottobre, quindi lo trovate già in libreria, e ovviamente lui sarà a Lucca Comics. Arriva invece la terza graphic novel che aspettavo da sempre, perché, come ben sapete, Radice e Turconi ormai sono i miei autori preferiti in assoluto. E quindi ecco l'anteprima delle ragazze del Pillar. La copertina è stupenda e i loro disegni sono stupendi. Ce li andiamo a vedere un attimino insieme. Guardate dentro, bellissimo. Io sono innamorata dei colori e dei disegni. Questa qui, Le ragazze del Pillar, in realtà non credo sia un seguito del Porto Proibito, però comunque riprende dei personaggi che si vedono nel Porto Proibito, ma penso che si possa leggere tranquillamente anche senza aver letto la prima opera, insomma. Io ho letto un bel po' di opere di Radice e Turconi e mi sono sempre piaciute tutte tantissimo, e anche questa mi piacerà tantissimo, ne sono assolutamente certa. Questa qui uscirà il 7 novembre, quindi a Lucca Comics appunto avrete l'anteprima. Abbiamo finito con il primo pacchetto.
apriamo il secondo pacchetto. Abbiamo qui qualcosa di molto particolare, Sob, gli scarabocchi di Michael e Mirko. Mi piace un sacco il formato che ricorda molto un manga e mi piace che le pagine siano rosse. Vi leggo cosa c'è scritto dietro. Non sono raccolte di vignette o di micro racconti, ma un'unica opera interminata e interminabile che articola le brutture dell'esistere trasformandole in scenetta, aforisma o battuta. Sembra molto interessante e questo qui uscirà a fine settembre in libreria. Ora, vi prego, osservate il book porn di questa graphic novel, che potremmo definire graphic novel porn, ma comunque... Ta-tan! È o non è bellissima? Inni alle stelle è un'opera di Joe Pota che ha scritto anche la graphic novel Un anno senza te. Questa è la sua seconda opera e mi ispira tantissimo già solo dalla copertina. Andiamo a vedere insieme le tavole e anche questo uscirà il 7 novembre in libreria. Ah, stupendo! Già sono profondamente innamorata. È stupendo, vi leggo cosa c'è scritto dietro. Quanto lontano devi andare per capire veramente quanto vali? Quanto devi allontanarti dai tuoi posti sicuri per capire il tuo posto nel mondo? Saprai trovare la stella che è solo tua, mentre quelle nel cielo si spengono poco a poco? Non importa che tu mi sappia rispondere ora, l'importante è che tu parta subito. La descrizione sembra fatta assolutamente apposta per me. Non vedo l'ora, veramente, non vedo l'ora. Altro giro, altra graphic novel, questa qui secondo me... l'amerete, e tra l'altro la copertina è wow, bellissima. Sto parlando di Jane. Allora, voi non potete vederlo sicuramente, ma la copertina è simil tessuto e al tatto è molto particolare, è bellissima. A parte che mi piacciono tantissimo i colori utilizzati sulla copertina. Jane sarebbe una sorta di rivisitazione di Jane Eyre, però ai giorni nostri. Bellissimo. Quindi che cosa succederebbe se Jane Eyre fosse nata ai giorni nostri? E infatti dietro c'è scritto: cresciuta in un'infelice famiglia di un paesino del New England, Jane sognava di fuggire a New York per studiare arte e avere una vita indipendente. Poco dopo il suo arrivo, trova lavoro come tata per un misterioso e potente uomo d'affari, Rochester, e la sua adorabile ma solitaria figlia, Adele, in un lussuoso appartamento colmo di segreti sconvolgenti. Jane si troverà presto in un mondo di pericoli, intrighi e passioni che la porterà lontana dai suoi sogni d'infanzia. Queste tavole sono bellissime. È uno stile molto particolare, proprio mi ricorda i fumetti classici americani. Non vedo l'ora, questo qui è stato scritto da Aline Brosh McKenna e Ramon K. Perez. Dovrebbero esserci anche loro a Lucca Comics. E questo qui, come Alice di Sogno in Sogno, uscirà il 31 ottobre. Ultima ma non meno importante, l'ho vista questa graphic novel, l'ho vista proprio ieri su internet e ho letto la trama ed era qualcosa di meraviglioso, ve la faccio vedere. Si chiama La Belgica, il canto delle sirene di Tony Bruno. Vi leggo prima quello che c'è scritto dietro e poi ci andiamo a vedere le tavole. Il porto è vicino. Potrai scendere e tornare a casa con il primo mercantile diretto in Belgio. Non dovrai più dividere una stiva con i cani da slitta di cui ti sei occupato fino ad oggi. Oppure potresti tornare a bordo una volta caricate le provviste e proseguire con la spedizione fino all'Antartide. Non c'è certezza del ritorno, ma la gloria è sicura. Allora, Jean, che cosa decidi? Sembra bellissimo e promettente e vi ripeto... Wow! Wow! Allora, è in bianco e nero e vi faccio vedere le tavole. Sono molto belle. E mi piace che sia in bianco e nero, onestamente. Ripeto, i disegni mi piacciono tantissimo, la trama in generale mi piace tantissimo, si affronta sicuramente un viaggio e ci troviamo, tra l'altro c'era scritto qui, nel 1897. Sembra bellissimo e promettente come tutte le altre graphic novel che mi sono arrivate. Sono felicissima di potervene parlare in anteprima, sono felicissima di poterle leggere in anteprima. Io ringrazio la Bao mille volte per avermi dato questa opportunità. Questo volume qui uscirà in libreria il 14 novembre, quindi a Lucca Comics ci sarà praticamente una mega anteprima e ci sarà anche Tony Bruno, quindi potete farvi in realtà autografare tutte queste bellissime graphic novel. Io purtroppo a Lucca Comics non potrò esserci quest'anno causa università, però se potete andateci,
perché Lucca Comics è bellissimo, è un'esperienza stupenda che secondo me almeno una volta nella vita si deve fare. Io, come dicevo prima, ringrazio veramente di cuore la Bow Publishing perché sono graphic novel stupende e non vedo l'ora di parlarvene qui sul canale perché ci saranno ovviamente delle recensioni. Detto questo, io spero che questo mega unboxing vi sia piaciuto. Lasciatemi un commento e ditemi qual è quella che vi ispira di più, ditemi se andrete a Lucca Comics, ditemi che cosa ne pensate di questo mega haul di graphic novel. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao pumpkins!